Giorgia Meloni ha votato sì al referendum, ha votato sì al governo, sia Renzi sia Di Maio, e adesso strapparla e il governo deve cadere. E allora bastava che votava no al referendum, invece ha votato sì in accordo con Di Maio e Zingaretti per fare il programma della P2, adesso fa il bufonate, sono tutti d'accordo. E ci sarà un nuovo referendum a cui anche Salvini, perché è stato fatto un ricorso al TAR per rifare il referendum, che è un referendum illegale, che non dovevano far svolgere Salvini, Meloni, Zingaretti, Di Maio, per fare la prevenzione del virus, che non hanno fatto. Fanno tutte bufonate, tutte d'accordo. Come centrodestra stiamo lavorando per il bene degli italiani. Quale bene italiani? Romeo, falla Romeo. Porta al dialogo e alla collaborazione su norme importanti come i contributi per i lavoratori autonomi e per le partite. Parla Romeo, condannato in primo grado perché si è fregato i soldi nella regione Lombardia. Con Siri, condannato definitivo. Questi sono... Il governo traballante è in piedi anche per Tajani, che ha votato sì al referendum, Forza Italia, tutti d'accordo per lo svolto autoritario del piano della P2 di Licio Gelli. Ma andiamogli a casa.